@CityLife. Chioggia City Life. Attualità, notizie e interviste ai protagonisti della città. A cura di Sara Bosco. Ed eccoci con l'appuntamento Chioggia City Live. Sara, allora oggi abbiamo il presidente di ASA con noi. Sì, abbiamo Giuliano Boscolo e cominciamo subito dal confrontarci sui dati usciti la settimana scorsa dall'APT, dalla provincia di Venezia, sul turismo 2014 appena concluso. Non sono andati male, diciamo. E in verità non abbiamo capito quello che è successo, questa poi è forse la verità, vero Giuliano? Confermo. Allora, ormai è una cosa usuale che ognuno si senta un profeta e dia la propria definizione dei dati statistici, e questo, se vengono letti sbagliatamente, possono creare una grande confusione, che è quello che credo sia successo in città, ma con riflessi anche a livello di Veneto, perché gli articoli del giornale vengono letti fino a Bibione, Caorle e Jesolo. Quindi quel famoso articolo che è uscito qualche giorno fa, dove si parlava di una città al tracollo, è un articolo che può far molti danni. Io credo di sì, perché sono stato contattato direttamente anche dai nostri colleghi di Bibione e Caorle, che mi hanno detto: ma cosa sta succedendo lì a Chioggia? Ma non sapete che hanno modificato la legge regionale nel 2013 e poi nel 2014 con la numero 45 di dicembre 2014 è stata rimodificata e reinserito l'obbligatorietà per le locazioni in forma privata dell'invio dei dati Istat? Io a questo punto gli ho detto: stiamo facendo proprio su una nota radio di Chioggia Sottomarina, Radio BCS, diamo in continuazione che è stata modificata la nuova legge regionale con riferimento dei dati Istat per riportare ancora in quota le presenze a Chioggia, ma vedo che tanti operatori del territorio non hanno capito. Il rischio poi appunto che escano queste notizie fuorvianti, che sicuramente fanno dei grandi danni. Sì, quindi se fino dal 2012 fino all'anno scorso gli affittacamere non erano più obbligati a trasmettere i loro dati all'Istat, dal prossimo anno sarà così, perché la legge regionale è cambiata. Quindi, chiarito questo, quali sono le prospettive per la prossima stagione, visto che il bel tempo sta già arrivando? Intanto avremo una crescita degli affittacamere, visto che è cambiata la legge. Sicuramente sì, avremo un'altra volta i 100.000 presenze in più, ecco. Sicuramente ce l'avremo, ma ancora di più posso dire, avremo un gettito in più anche come imposta di soggiorno degli 80-100.000 euro in più, che l'anno scorso non sono stati recuperati perché non erano tenuti a versarla, ecco. E questi soldi che dovrebbero venire in più, io mi auspico che vengano messi a capitolo come e spesa per il turismo, per gli eventi e per tante cose che si possono fare in città. Bene, mi sembra molto corretto, anche perché poi la tassa di soggiorno, insomma, era nata un po' con questa idea in teoria. Esattamente, quindi si riconferma il progetto Bandiera Blu e altre iniziative che avete in mente, specialmente legate all'Expo. Approfittiamo di questa grande occasione per l'Italia. Intanto credo ci sia molta attesa per la bandiera blu, capire se ce la riconfermano. Sì, sì, io ho proprio sentito la settimana scorsa l'ente, il FES di Roma, che ci dà la bandiera blu. L'ho sentito non perché venga fatta per me, ecco, ma per sentire se gli uffici di Chioggia, il comune, si è attivato e se le cose stanno procedendo nei ritmi giusti. Mi hanno dato conferma che hanno tutta la documentazione, la stanno valutando e molto probabilmente ci verrà riassegnata, e questo mi ha fatto stare tranquillo, perché nei mercati che noi cominciamo già a promuovere già da settembre-ottobre, noi avevamo già pronosticato che riavremo un'altra volta la bandiera 2015, anche perché abbiamo una qualità di acqua e una qualità di territorio che la merita senz'altro. E di servizi anche. E di servizi, certo. Quindi invece per Expo che cosa pensate di fare per incrementare, come già si è organizzata Venezia e tutto questo territorio del Veneto? Sì, per Expo 2015 ci siamo già attivati su due fronti, perché noi ci riteniamo come Chioggia il baricentro della laguna. Ci siamo attivati in primis con il Parco del Delta del Po, ci siamo attivati per fare sinergia con loro e riuscire ad avere, diciamo, dei pernottamenti
per quelli che intendono, diciamo, a visitare Expo Venice 2015 e che sono diretti verso il Parco del Delta, possono fare un pernottamento da noi. Però ci siamo mossi anche sull'altro fronte, che è il fronte proprio in sé per sé di Veni Expo, che hanno un portale dei siti internet. Abbiamo siglato un accordo di collaborazione, abbiamo fornito tutte le nostre strutture ricettive, le stiamo anche in questo momento fornendo, un po' a rilento, ma ci stiamo attivando, in modo che il turista che viene a Expo 2015 Venice ha la possibilità di prendere visione anche delle strutture ricettive di Chioggia Sottomarina. Quando parlo di strutture ricettive non mi fermo solamente ai nostri 45 hotel, ma in questo momento rappresentiamo 62 strutture ricettive, compresi anche i campeggi. Molto bene, quindi ottime prospettive per l'estate 2015. Speriamo naturalmente che questa Expo porti effettivamente una ventata, sì, anche di turisti in più, che possano scoprire quella che è la nostra località, insomma, era un po', credo, negli auspici di tutti, oltre che l'Italia ci sia anche una parte di Chioggia. Così chiuderei con un auspicio, diciamo, sulla nuova stagione. Giuliano, tu cosa ti auguri per la stagione che sta arrivando? Ma io credo che dovremmo partire dall'anno zero, perché in 20 anni sì, abbiamo fatto qualcosina, ma veramente non ci abbiamo mai creduto sul turismo, un turismo serio, un turismo che riesca a fare pernottamenti, un turismo che distribuisca ricchezza su tutto il territorio, una ricchezza che non deve essere un monopolio di qualcuno perché ha magari operazioni immobiliari da fare, ma deve essere solamente una ricchezza distribuita a tutti, dal più grande al più piccolo, e solo con il senso di umiltà di distribuzione di questa risorsa turistica forse ne verremo fuori. Speriamo che l'amministrazione però ci dia una mano e che non troviamo un muro di gomma come abbiamo trovato fino adesso. Senti, tra l'altro proprio in questi giorni stavo leggendo un libro, si chiama Italia Resort, quello che dici tu è un modello che andrebbe bene in tutta Italia, che proprio in questo libro si dice è la grande industria che noi abbiamo e che nessuno ci può portare via, perché in Cina non possono fare quello che c'è in Italia e quindi abbiamo, e non si può naturalmente delocalizzare, quindi il turismo è proprio il settore strategico anche per rilanciare l'economia italiana, quindi tanto più agganciarci a questa cosa credo sia fondamentale per uscire da Chioggia, naturalmente dalle secche, ma anche probabilmente dalla nostra Italia. Sì, ti confermo questo, è vero, è un patrimonio, il nostro patrimonio è un patrimonio storico, artistico, culturale che abbiamo qui a Chioggia, un patrimonio anche immobiliare di Sottomarina, e che se non ci diamo da fare per risollevare il turismo abbiamo un default proprio anche di valore immobiliare. Allora questa è la cosa anche che ci fa preoccupare e bisogna metterci tutti in moto e fare squadra con tutti, senza uno più bravo dell'altro. Grazie naturalmente a Giuliano Boscolo di ASA, grazie naturalmente a Sara Boscolo, e ci risentiamo presto con City Live, naturalmente, per quello che sono gli appuntamenti con l'informazione. Sara, grazie a tutti e che sia una primavera turistica. Grazie.